No, questa è casa vostra. Questa è casa mia. Era casa mia. Era. Perché noi ci viviamo. Fatto sto lavoro, fare una protezione dentro il fiume, dentro il fiume. Oggi siamo a Turio. Qui nel 2018 l'esondazione del Crati ha causato enormi danni. Case e auto allagate, i campi e le macchine agricole sono state distrutte e molti allevatori hanno perso il loro bestiame. Oggi la comunità di Turio è raccolta qui in piazza per chiedere maggiori sicurezze, perché da allora, ogni qualvolta piove, torna la paura del disastro del 2018. Sentiamo le loro testimonianze. Non è stato nulla purtroppo, a prescindere dai lavori che non sono stati fatti, perché ci avevano promesso dei lavori imminenti. Sono passati 6 anni e non sono stati fatti né lavori di ripristino, e lavori che sono stati fatti male. E sta continuando ad erodere più avanti, e quindi tra meno di... Per fortuna quest'anno non ci sono state piogge, non ci sono state piene, e quindi ci ha messo la mano Dio, ma non possiamo sperare che non piove, perché anche perché essendo agricoltore abbiamo bisogno della pioggia, quindi non possiamo fare la danza al contrario. Quindi non possiamo vivere con questa paura. C'è chi come noi che ha cercato di mantenere l'azienda attiva, che ci siamo indebitati con le banche, cioè, ma che cosa vogliono? Nemmeno dateci almeno la sicurezza, non ci hanno dato un risarcimento, non vogliono archiviare il penale, non ci hanno dato un risarcimento, quindi cercate almeno di farci lavorare, perché sennò che dobbiamo fare? Dobbiamo chiudere le aziende? Io non lo so che cosa dobbiamo fare. Chi non ha vissuto quella situazione non può capire, chi l'ha vissuta si ricorda ogni attimo, ogni momento, e lo strazio ricordiamo di vedere giorni dopo le pulizie che sono state fatte nelle fattorie, tutti gli animali che passavano nei camion buttati, che erano morti, i mobili delle case, vedere quelle cose è stato uno strazio, e questa cosa non si deve ripetere più. Non è che sono andato a vedere loro avanti, siamo andati noi a ne grappiare la faccia di ruette per vedere dove era rotto l'acqua, e io ci tengo 50 vacche, se ce l'ha 50 vacche e 40 vitelle, io c'ho, poi deve pagare questi danni, no? Chi li paga? Il comune, la provincia, la regione, i verdi. Notte, io ancora adesso ho paura di raccontare cosa è accaduto quella notte. Quella notte ho perso tutto. Tutto quello che avevo acquistato nella vita con mio marito. Ho perso tutto in una notte. Animale, casa, tutto quello che una persona può avere. Solo la famiglia mi è rimasta e basta. E ancora non vediamo niente. Un intervento da 8 milioni e 700 mila euro. Dovevano ripristinare tutti gli argini dal lato destro, dalla ex 106 al ponte della ferrovia qui, del treno qui da noi, diciamo un 4 km e qualcosa di argine, che lavori che noi non abbiamo visto mai l'inizio di questi lavori. Ancora li stiamo aspettando. La Calabria fa parte dell'Italia, non è una regione come l'Ucraina che è separata e in guerra, non è in guerra con nessuno. Proprio siamo trascurati completamente.